E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questo nuovo unboxing direttamente dal pacco postale. Come vedete qui abbiamo un bel unboxing, un bel pacco, devo dire di dimensioni considerevoli, non vedo l'ora di scoprire cosa ci sarà all'interno. Prima volevo dirvi che il Black Friday che io ho anticipato di proposito a venerdì scorso, ho deciso di farlo continuare anche nella vera settimana del Black Friday. Lo avevo anticipato di proposito perché? Perché secondo me è una cosa migliore farlo un po' prima, appunto perché poi tutti fanno il Black Friday in questa settimana, quindi non si capisce più nulla con le offerte, però ho deciso comunque adesso di continuarlo dopo che il mio vero Black Friday è stato fatto venerdì, sabato e domenica scorsi. Continuerò comunque con lo stesso codice BLACK11 che vi darà diritto a un bello sconto se lo inserite nell'apposita zona sezione coupon che trovate appunto nel mio sito al momento di completare l'ordine. Questo qui sarà valido appunto anche per tutta questa settimana di Black Friday e ci tengo a ringraziare tutti coloro che lo hanno già utilizzato nei giorni scorsi, grazie veramente di cuore. Detto questo, andiamo a prendere il nostro pacco enorme, lo poggiamo qui, ecco qua, questo qui ragazzi non riesco ad aprirvelo nell'inquadratura perché è veramente troppo grande. Sfoderiamo la nostra fedelissima Arin e andiamo a vedere insieme cosa si nasconde all'interno del pacco. Eccoci qua, oh, pacco aperto, oh. E vedo già che ci sono dei pacchi nel pacco. Però cominciamo con questa ragazzi, una novità molto figa che purtroppo mi ero persa e sono riuscito a beccarla dal fornitore prima che andassero le solite le copie. Stiamo parlando della nuova Marvel Select di Psylocke, tra l'altro uno dei miei personaggi preferiti in assoluto, non solo degli X-Men. Ho sempre adorato il design, il concept di questo personaggio ninja con poteri psichici e devo dire che la resa in questa figure sembra veramente ottima, tra l'altro dotata di un bel po' di accessori, quindi non vedo l'ora di portarla sul canale. Fatemi sapere se siete interessati alla sua recensione, così come anche la recensione di tutte le altre figure presenti. E guardate qua che figata è arrivato questo set di Goku e Vegeta Super Saiyan God Blue, che appunto stanno scagliando la loro mossa, il Gallic Cannon di Vegeta e la Kamehameha di Goku. E guardate, se presi entrambi si possono posare, vedete, insieme, proprio spalla a spalla. Davvero una coppia di statue da avere assolutamente se vi piacciono questi due personaggi. E ora ragazzi, prendiamo il pacco che c'era nel pacco, sono due ragazzi. Allora, andiamo a spacchettare anche questo con molta cautela comunque, perché non voglio assolutamente rovinare il contenuto. Eccoci qua, pacco aperto e guardate qua che figata è arrivata, attesissime sono arrivate finalmente le tartarughe ninja direttamente dal film, però che sono altrettanto famose e altrettanto adorate, se non ancora di più rispetto a quelle della serie animata. Guardate qui abbiamo Michelangelo e in quest'altro pacchetto che andiamo ad aprire subito ci sarà un'altra delle quattro tartarughe. Non sono arrivate tutte e quattro insieme, prossimamente arriveranno anche le altre due mancanti. Il fornitore, diciamo, ha fatto, non so, un po' di casino, un po' di ritardo, ma penso sia stata colpa proprio dell'amica, quindi ha spedito insieme solo Michelangelo e Raffaello, quindi mezzo set di tartarughe. Mancano Donatello e Leonardo che arriveranno nei prossimi mesi. Ecco qua, guardate che spettacolo, come al solito il livello NECA è veramente altissimo. Raffaello e Michelangelo. E allora ragazzi, ripeto, fatemi sapere se volete le recensioni di queste figure con un commento qui sotto. L'unboxing di oggi finisce qui, vi ringrazio sempre per la visione, il like al video è sempre graditissimo, così come anche la condivisione. Noi ci vediamo alla prossima, ciao da Ara e collezionate sempre!